Il Comune di Mazara del Vallo coinvolto in un'attività di beneficenza in favore di progetti che mirano allo sviluppo di aree didattiche in Kenya. Quale sarà, anzi, qual è stato pure il ruolo di Mazara del Vallo, del Comune, all'interno di questa bellissima iniziativa? Mazara del Vallo prosegue nella sua ambizione di trasformare la nostra città in un esempio planetario di rispetto per le culture e le religioni diverse. È una città che da sempre si è mossa su questa tendenza, ma oggi anche in rapporto alle cose che abbiamo fatto possiamo dire che la nostra ambizione non è soltanto un traguardo irraggiungibile, ma è anche un fatto concreto che può essere percorso. Mazara del Vallo ospita il 20% della popolazione composta da immigrati, è una città che si è organizzata dal punto di vista urbanistico, territoriale e sociale in modo tale da essere quanto più rispettosi nei confronti degli immigrati, e si candida a diventare anche un esempio mondiale per una serie di iniziative che spero potranno essere adottate non soltanto come Comune di Mazara del Vallo, ma anche in collaborazione con le altre istituzioni. Oggi abbiamo l'alto onore di avere qui la nostra ambasciatrice del Kenya, e naturalmente questa presenza ci impegna ulteriormente per iniziative che spero potranno anche avvicinare le popolazioni italiane con quella del Kenya. Anche privati come la Max Optical partecipano ad attività di solidarietà come questa. Non è la prima volta che in Mazara del Vallo i privati si dedicano ad attività di beneficenza, anche questo è una cosa da portare anche all'attenzione. Devo dire che Max Optical è una struttura privata interessante nel nostro territorio, perché in più occasioni ha dato la propria disponibilità ad organizzare momenti importanti per la nostra città. Questo ha un significato particolare, perché ha un carattere anche spirituale, quasi missionario, e quindi naturalmente lo prendiamo come un esempio che spero possa essere recepito anche da altre attività imprenditoriali. Con noi anche l'importantissima presenza dell'ambasciatrice del Kenya. Cosa ne pensa del territorio di Trapani? Già so che ha girato un po' di città, e soprattutto come saranno spesi questi soldi? Di cosa ha bisogno il Kenya? I'm so grateful to the people of Trapani and especially to this town of Mazara. Sono grato soprattutto per questa zona di Trapani, specialmente per quello che abbiamo realizzato ieri, dove le persone si sono riunite per aiutare studentesse in Kenya. E poi, come ha detto Sua Eccellenza il sindaco di questa città, che Mazara è un luogo dove i migranti vengono rispettati.